Radio dallo Stadio Italia, Fulvio Cascone per Sorrento San Tommaso, dodicesima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Le squadre sono sul rettangolo di gioco, il Sorrento in maglia gialla, in completo giallo, il San Tommaso maglia bianco-verde, calzoncini verdi. Le formazioni: il San Tommaso presenta Olivieri, Tucci, Mallozzi, Saveriano, Tornatore, Capaldo, Del Sorbo, Pingue, Dacirno, Siciliano, Giannattasi. In panchina in bimbo Serino, Cotumaccio, Ripoli, Renna, Oladaro, Colucino. Allenatore Ciaramella. Il Sorrento replica con Santaniello, Amendola, Bolzan, Vitiello, Arpino, Catalano, Esposito, Lauri, Temponi, Savarese, Scarpa e Marcucci. Sono assenti nel Sorrento per infortunio Terracciano e Favetta. In panchina Pezzella, Balzano, Paradisone, Serrapica, Di Capua, Minicone e Parlato. Allenatore Turri, direttore di gara, il signor Vitale di Avellino. Parte in questo istante la gara. Che qualcuno di Manforte trova Siciliano, davanti a sé Arpino, Siciliano si libera, riesce a tirare il tiro, però non prende il giro giusto e termina sul fondo. Per Savarese, ancora bene per Scarpa, il suo sinistro alza altissimo dove opera Giannattasio, due avversari su di lui, in aria, attenzione Siciliano, il suo sinistro, rete! Il San Tommaso è passato in vantaggio, l'avevo detto, il giocatore più pericoloso è Siciliano, che al 14° ha messo alle spalle del portiere Santarino. Attenzione Siciliano, il suo destro di stretta, il San Tommaso è passato in vantaggio, partirà con il destro, batte Scarpa, il suo tiro, c'è il portiere che si distende e mette la palla in calcio d'angolo, calcio d'angolo dalla bandierina, il di testa e Savarese fallisce un gol fatto in ordine di tempo, la sua battuta a rientrare di testa Marcucci e il pallone termina sul fondo. Parte Vitiello, la sua parabola deviata e la palla sfiora l'incrocio dei pali. Bolzan ancora, dalla bandierina, di testa, poi Arpino e c'è il pallone che termina sul fondo. Al momento purtroppo è sotto di una rete. Attenzione, vediamo ora l'intervento di Santaniello, cosa decide l'arbitro. L'arbitro ammonisce, quindi ci sarà, credo, calcio di rigore. Parte Siciliano, il suo destro e spiazza Santaniello. Incredibile allo Stadio Italia, al minuto 31, San Tommaso 2, Sorrento 0. Scarpa se ne libera, mette la palla in mezzo, Temponi gira per Marcucci, di testa esce il portiere, poi con un doppio intervento anticipa anche Esposito Lauro, che palla nel mucchio verso Marcucci, poi c'è il gol del Sorrento con Temponi, al 41esimo Temponi accorcia le distanze, San Tommaso 2, Sorrento 1, Temponi al 41esimo. Ci dovrà essere un Sorrento al meglio delle proprie possibilità, attenzione, c'è questo tiro, nulla da fare per gli ospiti. Scarpa sul lato sinistro, c'è la sola posizione di Bolzano, Scarpa però preferisce metterla nel mucchio, di testa Marcucci va giù, reclama il rigore, va giù anche Savarese, tutto regolare per l'arbitro. Ed ora attenzione, Del Sorbo è solo davanti a Santaniello, Del Sorbo e Santaniello ci mette una pezza, converge Savarese, mette in mezzo, di testa Marcucci e c'è il portiere. Il portiere Santaniello che scambia con Paradisone, attenzione, c'è solo il numero 11 Giannattasio in aria e sbaglia clamorosamente. Solo davanti a Santaniello, per fortuna non l'ha messa dentro. Sbaglia anche Scarpa. Attenzione, Dacerno solo, il suo tiro in rete.
San Tommaso 3, Sorrento 1. E non si può andare avanti così, non si può. Da Cerno solo e suo tiro a rete. San Tommaso 3, Sorrento 1. E non si può. Di testa Marcucci, attenzione, solo Temponi va giù e c'è il rigore. No, cosa dà? C'era un fallo netto, era rigore netto su Temponi. Qui allo Stadio Italia contro la formazione di casa. Attenzione, attenzione Sorrento e c'è il gol del numero 17. Il numero 17 Minicone l'ha messa dentro. Al minuto 15. Sorrento e c'è il gol del numero 17. Il numero 17 Minicone l'ha messa dentro. Paradisone. Poi c'è questo passaggio per Marcucci. E di testa il portiere, proprio sul portiere. Catalano verso Temponi, poi Savarese, Temponi, palla verso Scarpa e miracolo del portiere, poi travolto Scarpa, tutto regolare per l'arbitro, ha travolto Scarpa il portiere. Allo Stadio Italia ancora c'è questa occasione per gli ospiti, Santaniello è bravo, anche se era per gli avversari, Paradiso, cross, Marcucci, ed deviazione all'ultimo istante, il San Tommaso, lato corto dell'area, pallone, traversa, si riprende da fondo campo. Mario Turi, Vitiello per Paradisone, salta un avversario, salta un secondo e per grazia divina l'arbitro assegna il rigore a Sorrento. Stavolta non poteva, attenzione, già ammonito Pingue, quindi c'è l'espulsione di Pingue. Pingue espulsa per doppia ammonizione. Il numero 10 del Sorrento, parte il destro, rete! Il Sorrento ha pareggiato. E a questo punto bisogna vincere la gara, siamo giunti al 28esimo. Isolato sulla destra, la Savarese avanza, converge, mette nel mucchio, salvo e c'è l'intervento ancora di Oladapo in calcio d'angolo. È un assedio, 8-1 in gli angoli. La battuta di Bolzan, palla a rientrare, di testa Catalano, rete! Sorrento in vantaggio con Catalano! Sorrento 4, San Tommaso 3, Catalano al 35esimo, l'ha messa dentro. Attenzione Marcucci, Marcucci in aria, solo rete! Marcucci, il sigillo definitivo sulla gara. Marcucci ha portato a 5 le reti del Sorrento al minuto 43 e la partita si conclude quindi in così. Che è stato ammonito e in questo istante l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Le squadre si accomiatano dal pubblico con lo Sorrento che batte il San Tommaso 5-3. Partita rocambolesca, ospiti in vantaggio con lo doppio vantaggio al 14esimo siciliano e al 31esimo doppietta dello stesso numero 10 su calcio di rigore. Al 41esimo Temponi accorcia a distanza nella ripresa, al 48esimo da Cerno porta 3 le reti dei Lirpini, al 62esimo Minicone accorcia le distanze, al 73esimo Scarpa sul rigore pareggia, all'80esimo Catalano porta in vantaggio il Sorrento e il sigillo definitivo lo segna Marcucci al minuto 88. Il Sorrento ha battuto il San Tommaso 5-3 per la 12ª giornata del campionato di eccellenza Gironi B. Grazie a tutti e da Fulvio Cascone un buon proseguimento domenicale.